successo qua? Lazio Inter 0-2. E per la gente che ama soltanto te, per tutti quei chilometri che faccio per te, internazionale devi vincere. E per la gente che ama soltanto te, per tutti quei chilometri che faccio per te, internazionale devi vincere. E per la gente che... Allora, festeggiamo. Il campionato è falsato. Sì, è falsato perché un retropassaggio quello da Lazio, là, secondo me, la sana mise d'accordo. Sì, il primo gol, cioè, secondo me potrebbe intervenire il procuratore Palazzo, l'avesse visto se riesce a trovare qualche attacco, se qua, se tornate aiuto arbitrale, se trovo qualche falla laterale che devi attaccare, attacca tuo cazzo, beh sì, vedi là, ho procurato là, ho trovato qualche falla da mano, da scella, stavo un rigore per l'intero, oggi ho il primo team, dai, siccome hanno vinto, non conto nessuno qui, un rigore netto, non fa niente, non li vogliamo, non li vogliamo, e purtroppo è così quest'anno, devi soffrire, mezzo errore, finalmente la squadra che voglio io, la squadra che non prende gol. La squadra che subisce un cazzo, subisce zero. Una squadra che al minimo errore ti castiga. E io volevo sbagliare, ma Juventus sfugge, non si è fatto. Sai che noi facciamo il 2-0, invece tu che sei scarso, rimani con 1-0 tentando di vincere la partita. E fa sempre di go, perché non puoi mai sapere. La Lazio è un 2 minuti, da me 1-1, calcio di rigore. Ecco perché al secondo... Ma se è sfuggito la Lazio, 20 minuti, la palla giù, palla mezzo turà, barella turà, bagò. C'è una facilità disarmante di sta squadra. Madonna mia. Meglio di Conte. Per mo meglio di Conte. Cioè, per come gioca e come si va a imporre su quei campi. A Roma, quando vincevamo dal 2018, prima o poi ma vince. Icardi Brozovic 2018. Quindi... Io onestamente, sai com'è sta squadra? Dopo il primo tempo, i primi 20-25 minuti, dà sempre l'impressione che dici, ma non mi piace come sta giocando. Poi a un certo punto, lì è sa pitch. Dice, in episodio, è supportato dalla propria parte. Ma Lautaro là, un retropassaggio, qui è stato bravo, ha dribblato il portiere, stava sbagliando, fortunatamente si è allungato il pallone, proprio l'ha messa dentro. Cioè, sfrutta la minimo la grande squadra. Questo, mo io non so se... 3 anni Inzaghi, insomma, che sta qua. Prima l'ho detto, la finale di Champions League, anche se tutto quanto, Rodri è finita là, ma quello là ti ha dato una consapevolezza dei tuoi mezzi disarmante. Perché tu una volta che io con Manchester City e perdo 1-0 solamente, quando andavamo a massacrare, sopra la carta avevamo aperto 6-7-0 là, e hanno fatto inutili e mezzi con Manchester City, siamo giocati alla pari. Tu non ti ne parli di nessuno, l'intendo, ne parli di nessuno. Tanto è vero che le trasferte dovevamo perdere, Torino con la Juventus, indenni, abbiamo pareggiato là, ci siamo accontentati. Napoli, cosa arbitrale là, oggi niente cosa arbitrale, che vi trova, sì, l'espulsione, e me ci ha detto vaffanculo, tra l'altro aveva dato il vantaggio l'arbitro, che cazzo vuoi, ma non ci sta, quando una squadra è più forte, non inventate scuse gli A, perché adesso è un susseguirsi di vittorie, sembra l'arbitro, e posso capire una volta, tu dici, ma va, sono a 38 partite. 38 partite, un fallo di un Napoli, che si è visto così, la Busco 3-0 in Inghilterra, è ben già Napoli, è pareggio Caio, è ben 5-1 con Milano, e sarà merda dell'intero, no? Non è che, mo... Quindi, mi dispiace. 4 punti, Caio, facevo G-Good, facevo... Ma che con Napoli, là... Diciamoci la verità, Caio doveva stare a 7-8 punti dall'Inter. Perché i 2 punti con Napoli, là, se il Camara Ping mette la palla in bocca, la vince manco qua la partita. Quindi avrebbe pareggiato con Napoli 6 e i 2 punti rubati a Monza 8. Quelli che ho meno stacchi, 8 punti, 4 sono ancora pochi. Il Milan oggi, vabbè, oggi ho visto la partita, no, non l'ho vista la partita, perché io non, quelle partite alle 12 e mezza, io mi alzo all'1 e mezza, alle 2, ma chi visto il risultato? Verso i due, chi sta bene, partita d'allenamento. Ogni volta che io con Monza vinci minimo 3-0, 4-1, 3-0, 4-1. Monza solo che l'Inter ha vinto. Ci partire dalla vita, perché fin quando ci sarà Galliani a Monza, a
Andate tranquilli, sono sempre vittorio. Mo' direte la stessa cosa della Lazio, ma non mi sembra, perché la Lazio ha fatto per 2-5 maggio lo scudetto. L'anno scorso abbiamo perso 3 euro. Che conto abbiamo perso 3 euro? Ma siamo persi. Sono 4, dopo 2018, cioè andiamo 20, sono 5 anni che perdiamo là. Quindi, usi che mi chiedo in due. Mi dispiace, ma il corno suona da su. Per tutti quei chilometri che faccio per te, tutto nel culo devi vincere. E poi come stai dopo? Io vendo in andando con la televisione. E poi questa squadra mi fa godere perché segna sempre alla fine del primo tempo. Quando la partita sembra ormai indirizzata sullo 0-0, poi come a Napoli, boom, usi l'urafino, che praticamente cambia poi la ripresa. Perché cioè, se tu finisci un primo tempo 0-0, poi quello non prende gol e non subisce un cazzo. Che dici pure con un Bissek là? Ma tra una bella partita, oh. Sostituisce degnamente. Io come chiedo Quadrato, sto sostituendo Dumfries in maniera creata. La seconda partita di dolore, quindi. Allora era come dicevi, che ha l'obiettivo con scudetto, sto battere, vedi che significa? Mo sta a te cito, vedi che gli ha fatto la davanti. La partita più importante è Calazzi, invece, mo stasera è sorto. E su, la devo dire tutto cazzo in su, preferiva a passare prima a perdere oggi. No, me lo frega niente a me, tu me ne vedi i miei sorteggi tu. E domani tu dici, se andrà a chiare che ci andrà anche bene al sorteggio, vedrai. Tutto quello casino che hai fatto per quello pareggio che la società. Qua, anche che viene voglia quella a fianco voglia, capito? Non me ne frega niente da Champions, perché pensa sempre che la Champions è la coppa degli episodi. Un po' di buono, un po' di malamente, non è che in finale, quando la Juventus, quando che tenevo un squadrone, quando ha perso, con Borussia ha perso, con Real Madrid ha perso, ecco, fece 3 finali in 3 anni, ma ricordo, no, 96, 97, 98, sembra che faci 3 finali, mamma, 96 ha vinto, 97 ha perso con Borussia, 98, 3 finali ha fatto la Juventus. Vabbè, ma è perché squadra che tenevo, Zidane, quella, poi ha perso un po' russiato chi scarta del campionato italiano, Riddle, Summer, Riken. E quindi non lo spiego stasera, quindi tu trova qualche cosa che fosse la partita giustamente stata regalata, come ve la regalava, voleva regalare il Genoa, il retropassaggio, però avete avuto il rigore, Juventus, l'Inter la stessa cosa, sfrutta come vedete. Le partite sono tutte qua, non stanno sti rigori, io non vedo niente, c'era un rigore per l'Inter, ma non ne parla nessuno. Netto, qua. Per me non sono, quelli non è i rigori. Però se faremo una partita, poi ci vanno a attaccare quello fatto là. Io non mi attacco a queste cose qua, invece voi la minima vanno a divisezionare, la scela c'è, ma pire da scela c'è. Di Marca è sbattuto qua, ricordati che qua non era rigore. Ma non vedete pure che era rigore, quel qua appicchi. Ammette che la squadra è più forte, che tu non vincerai Juventino per i prossimi 4-5 anni. Non te, prenditi un Malox, picchi questi qua, ui. Picchi di Peptazol Guarano, ogni tanto pure il stomaco perché tengo pure fu. Non ti piace. Fatta la doccia qua, l'acropolo, fatta la scella, so. E batta a due. Che ben cazzo da fare, il calcio è fatto di cicli, è fatto. Subito va a vengere pure a noi, poi fra 7-8 anni comincia a rompere i palla a vengere, non andavi da costruire la squadra, avete cagnato allenato, insomma. Lo so che è presto adesso, attenzione, non è che 4 punti sono... Però, siccome al ritorno avremo quasi tutte queste squadre in casa, non penso che Inzaghi perda tutto quanto. Veramente questo calendario è stato proibitivo, ma il cinismo di questa squadra è disarmante. Cioè, abbiamo fatto tutti i trasferi, Napoli fuori, Lazio fuori, Juventus fuori, tutti fuori i trasferi. Cioè, solo a Roma, se un Milan che può derby, Milan Inter, Inter Milan, la stessa cosa. Cioè, ma io come culeccio apro, cioè abbiamo il Bologna a Roma, vedi sto Bologna? Fregato pure a Napoli, fregato. Fregato pure a Napoli, fregato.
Voglio... L'anno scorso un Napoli, tanto capillo, ero più forte, non c'era una parola. Però quest'anno non venite a rompere un cazzo, sempre sti cazzi l'arbitro là, ma che ha... Che ha pure oggi l'arbitro, ecco, le espulsioni, che espulsioni fanno da parte... Cioè, la squadra è cinica, cieni, non... L'anno scorso prendeva imbarcate di gol, ha perso con lo Spezia, ha perso col Monza, ha pareggiato a Monza, ha pareggiato con la Sampdoria. Quest'anno è... La notte cuiù, totalmente cambiata, totalmente cambiata. Non c'è proprio paragone. Non c'è proprio paragone. Ah, c'è mio, sa, dai, abbiamo fatto un derby con Mina, attaccare, quest'anno 5 euro, cioè, voglio. Ma perso solo col Sassuolo, che non so neanche come caspita abbiamo fatto a pena, altrimenti stavamo già a 7 punti. Anche col Bologna, però vedi il Bologna, quei due, abbiamo fatto 2-0, 2-2, questi sono partiti che non devi farti recuperare. Con Sassuolo può capitare che perdi, ma non può capitare. Però era un infrasettimanale, mi sembra, insomma. Ma con Bologna 2-0, insomma, ti devi recuperare anche se Bologna, un quarto posto, c'è Bologna, quarto posto. Allora, spero di festeggiare i 20.000 iscritti. Adesso mi dovete dare una mano voi. Sono arrivato con grossa fatica. Ho aperto aprile 2022, mamma, cioè chi mi sa un anno e mezzo per fare 20.000 iscritti. Un anno e mezzo, perché poi hanno chiuso pure il precedente a 12.000. E che cosa? Ma potremmo, facciamo 200 iscritti, passiamo già i 20.000 volte. Dai ragazzi, stasera festeggiamo in live, facciamo una live per i 20.000 di nuovo al maestro che ritorna, insomma, e sembra un bel traguardo, perché comunque... Dopo una chiusura vuol dire ritornare a fare sempre comunque visualizzazioni dopo 10-12 anni non è facile. Questi personaggi sopra YouTube spariscono, hanno il picco e poi dopo spariscono. Certo, non faccio più 100.000, a che pretende se mica tengo 200.000 iscritti, ma chi fanno là che 200.000? Quindi io sono soddisfatto. Poi se nel 2027 arriviamo a 100.000 iscritti, io forse mi potrò rimangiare la parola di chiudere il canale, ma dipende da voi. Dipende da voi. Ma appena chiudo, mettete 2.000 iscrizioni. Tanto lo vedete il video, in deriva, di tutta età. Mettete 2.000 iscrizioni. E nel 2027 facciamo 20.000 all'anno. 24, 24, 25, 26, 27. 2, 4, 6, 8. A 5.000 forse ci potremo arruolare, ma dipende da voi. Ma sono molto lente queste iscrizioni. Forse, appena chiudo il canale. Appena chiudo il video, mi raccomando, mancano 70-80 anni, fatemi arrivare, voglio vedere 20.000 stasera. Intanto vi ringrazio perché so che lo passeremo. E voglio dire agli juventini che avete vinto 9 anni, mo non rubi tu cazzo, per piacere. Lo so che quelli che hanno 20 anni, dice, vabbè, vedete che 20 anni, chi visto dopo scudetta, quello è stato come i 4 dell'Inter consecutivi, dopo calcio, vabbè, la Champions, il triplé, quelle sono cose che avvengono una volta nella vita. Perché io, con il 2006-2007, lo tiro via, quello di cartone lo tiro via, quello che dovresti fare tu, la Champion di cartone la dovresti tirare via. Però 8-9, 7-8 con Ibrahimovic, 8-9, 9-10 più a Champions, un mondiale per club, insomma, calcio per Fenute, Ibrahimovic, la Momenute, con Bigli di Milete, Thiago Motta, che si era fatta una squadra, cioè. Non è che abbiamo vinto dopo calcio, primo anno là, no, è venuto Mourinho, siamo fuori con Manchester United, non è che vinciamo subito. Vinciamo dopo due anni, dopo due anni. Mancini comprò quello, ma poi ci sono stati colpi di genere, Thiago Motta, Milito, Snyder a zero, cioè non è che... Tant'è vero che qui, dopo scudetto, due finali, la Coppa a casa non l'avete mai portata. Mo, o è il più forte un Barcellona, o l'arbitro, qui, sempre, ma la Coppa le buttate. No, abbiamo fatto. Due finali di dicembre, una vinta, una persa, in 13 anni. Questo qua sarà... Abbiamo uno scudetto, 4 coppe nazionali e speriamo che questo sia il 20esimo. Speriamo, il mondo. Non che è triste, ma aspettava. Perché poi sicuramente ci sarà un calo quando ci riprenderà la Champions, febbraio-marzo. Segnatevelo perché sicuramente qualche punto lo perderemo. Vi vengono tutto quanto. Però intanto cominciamo a scavare un solco. Chi un punto facile? E più possibilità di vincere, perché poi sicuramente avrei il calo, ma fa almeno un solco di 10 punti, ma fa. Ok? Beh ragazzi, un piacere. Iscriviti al canale se ti è piaciuto il video.
E posso, portiamo almeno questo canale a 25.000 iscritti. Adesso, come chiudete, festeggiamo tutti insieme. Un iscritto a testa, forza, a raffica. Un abbraccio a Maestro, grazie a tutti e ci vediamo dopo il live. Sempre forza, 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 forza. Inter.